Sul turismo e sul commercio bisogna concertare piuttosto che abbattere, perché qui ci sono due visioni di città completamente diverse: immobilismo da una parte, abbattimento da una parte, concertazione e apertura al dialogo da questa. Grazie, non sono cumulativi, guadagno 15 secondi. Allora, le domande io, se avete piacere, poi le faccio anche formulare direttamente da chi le ha proposte. Perciò passo il Ma foglio termini le due, alla scusa. Confesercenti. No, no, Come ma volete voi? no, ma Faccio leggi io tu, la domanda. Dai, domanda da parte di Confesercenti, FIBA. Quali azioni per il costante contrasto all'abusivismo commerciale e all'ottimizzazione dei mercati e mercatini sul suolo pubblico? Quindi quali azioni intende svolgere per il costante contrasto all'abusivismo commerciale e all'ottimizzazione dei mercati e mercatini sul suolo pubblico? Allora, per quanto riguarda l'abusivismo commerciale, è una lotta che abbiamo fatto senza quartiere da anni proprio, perché l'abbattimento proprio dei mercatini abusivi è fondamentale, proponendo anche quello che è il mercatino a chilometro zero, no? E cercando di individuare quelle postazioni e quelle anche aree dove vengono sempre concertandolo, dove possono avvenire quei mercati allocati in modo giusto per evitare che comunque possano crescere e nascere in diciamo, zone non condivise. In più rilanciare il Made in Italy, rilanciare il Made in Italy e trovare anche degli spazi. Noi abbiamo anche il porto, abbiamo delle zone in cui praticamente che sono zone che dovrebbero essere il fiore all'occhiello, no? Il porto è una pietra incastonata nella costa e invece sta morendo. Quindi il Made in Italy, la lotta all'abusivismo l'abbiamo già portata avanti anche con il nostro partito di opposizione al Comune di Roma, hanno fatto diverse anche interrogazioni, diverse mozioni, però il sindaco e la giunta le hanno tutte bocciate. Quindi questa anche la dice lunga, perché sono atti che noi possiamo anche riprendere. Sono troppo sintetica, Sì, come no, trovo. no, va benissimo. Oh, bravo. Brava, Una domanda in più. Ok, domanda numero 3. Quali sue qualità personali pensa possano rappresentare un valore aggiunto per il municipio? E quali qualità personali invece pensa di non possedere? Bella sta domanda. Allora, le Ecco. qualità sono sicuramente il fatto che io comunque Non io, noi. non vengo da Marte, ecco, sono nata qui, cresciuta, ci cresco mio figlio e la gran parte della mia professione e soprattutto la mia vita è di questo territorio. Il sentimento che provo che sto affrontando questa campagna elettorale è proprio la voglia di riscattare tutti noi, perché siamo stati tacciati tutti di essere mafiosi. Una vecchietta oggi mi ha detto: ah, io non la voto perché io voto perché loro sono onesti. Beh, io non vi dico quello che gli ho detto, perché effettivamente, insomma, è devastante tutto questo. Quindi ho le qualità non solo della voglia di fare bene, perché questa è la mia città. È la mia città e io riscatto l'orgoglio di tutti noi. Dall'altra una competenza che dall'altra parte non c'è, ed è evidente da quello che sta avvenendo in questi giorni. Ci sono accuse e non ci sono contenuti, non ci sono risposte, ma c'è un fango che viene praticamente gettato addosso a me quotidianamente. E quindi ho delle qualità che probabilmente dall'altra parte non ci sono, cioè l'amore per la città e soprattutto la competenza e la voglia di lavorare insieme. Di lavorare insieme e di lavorare perché l'obiettivo è comune, cioè quello di rilanciarlo questo territorio, che è uno dei territori più belli che ci sono in tutta Roma, perché il patrimonio che noi abbiamo è un patrimonio inestimabile che in passato nessuno mai se l'è filato. Anzi, il fatto che comunque un atto di criminalità inaudita abbia avuto un risvolto politico e strumentalizzato a tal punto dal dire che questo territorio deve essere commissariato per altri 10 anni. Questo è assurdo, perché è una classe politica, e perdonatemi, io sono un'insegnante, sono una vicepresidente, molti mi dicono: ma chi te lo fa fare? E io ripeto che... Stop, Scusate, quando mi fanno se non mi piaceva sta domanda. grazie. Domanda numero 4 a cura del Comitato Decimo Municipio Mare di Roma. Torno a tutta. La pongo io. Ok, con una premessa articolata e interessante.
Allora, la corruzione e l'illegalità vanno combattute senza riguardi e senza quartiere, e non certo sopprimendo, come avvenuto in tempi recenti, il Tribunale di Ostia, perché esse sono distruttive del mercato. Ma guai se pensassimo di vincerle, come è accaduto per il decimo municipio, devastando colpevolmente le attività economiche. La qualità della vita e la coesione di un territorio dipendono in larga parte dal livello di sviluppo economico. Il nostro territorio deve tornare ad essere luogo capace di mantenere e anche di trattare talenti, attività economiche ed idee in grado di supportare percorsi di sviluppo che generino le risorse economiche necessarie per aggredire anzitutto le criticità sociali, in primis la drammatica situazione occupazionale. Quindi la domanda è: quali iniziative pensa di avviare, pur nei limiti di una legislazione che vede i municipi poco dotati di strumenti diretti sul piano dello sviluppo economico, per stimolare e dare sostegno ad una inversione di rotta rispetto all'attuale incredibile deriva di degrado del tessuto produttivo di un territorio peraltro ricco di tante straordinarie risorse ambientali, culturali, imprenditoriali, professionali ed umano? Una specifica che la distingue da una domanda che verrà dopo, questa è una domanda che ha un focus a medio e lungo termine. Dunque, parte della domanda sarebbe la mia risposta, quindi quello che dicevo prima, cosa fare. Io faccio una breve introduzione, nel senso che io da Presidente della Commissione Cultura negli anni passati non ho mai guardato infatti